Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati con questo nuovo episodio di Mindtest Ita. Allora, lo scorso video ci siamo lasciati con il completamento della farm automatica di grano. No, più che altro del crafting, diciamo, del trattamento degli oggetti. Ho fatto un paio di modifiche. Allora, innanzitutto questa è abbastanza come era prima, salvo il fatto che ho fatto passare il tubo di sotto, come anche di qua, per evitare di ingombrare troppo la zona. Qua mi pare che fosse tutto così. Ho aggiunto in più delle ceste, una da un lato e una dall'altro, se per caso dovesse esserci un'eccedenza di semi. Non sono sicuro che funzionino, perché io temo che qua i semi vengano comunque sparati giù sotto, anche se sotto è pieno, e quindi vengano droppati giù sotto. Non lo so. Ragazzi, non sono sicuro di che cosa succederà, forse in realtà no, tornano indietro qua e poi vengono mandati di là e si accumulano qua. Infatti, proprio per questo ho messo i semi che avevo io con me in fondo per vedere se per caso ne arrivano all'inizio, vuol dire che funziona e non mi crasherà il mondo, insomma. Poi vabbè, tanto qua per accumulare 9 stack di semi, di semi, ci vorrà un sacco di tempo, quindi non so neanche se lo sperimenteremo mai quello. Qua ho dovuto fare un pochettino di casini per quanto riguarda il grano, perché qua arriva il grano insieme e fa la farina e fin lì tutto tranquillo, direte voi. Il fatto che la farina va processata però con una fornace che non deve essere una fornace elettrica di low voltage, perché le low voltage non accettano i cavi, quindi bisogna utilizzare una medium voltage. Però qua l'energia più comoda da utilizzare erano i geothermal generator. Infatti ho fatto una fila di 10 geothermal generator qua sotto. Poi ho dovuto mettere un non mi ricordo più come si chiama, ma magari se scrivo giusto. Sì, magari se non premo invio. Ho dovuto mettere un se lo vedo vi dico come si chiama, ecco qua. Supply converter. Per convertire da low voltage a medium voltage, perché si può fare tutti e due, cioè da un verso converte me da medium a low e dall'altro da low a medium. Mi pare che da sotto accetta il low e da sopra esce il medium, cioè nel senso se metti sopra è l'input, da sotto l'output. No, è il contrario. Da sotto è l'input e da sopra è l'output, dovrebbe essere così. Poi ho dovuto mettere una switching station tra quella, cioè nel coso di energia per portare energia al supply converter e quindi switching station qua che raccoglie i 3000 le 3000 unità di energia che sono prodotte dai geothermal generator, perché sono 300 per geothermal generator, ne ho messi 10, quindi sono 3000. Unica cosa, il supply converter funziona solo con pacchetti di 10.000 alla volta, quindi avrei dovuto mettere almeno altri 25 geothermal generator circa per poi produrre 9.000 unità di energia, perché 10.000 le converte in 9.000, perché perde un po' convertendolo. E tutto questo per far funzionare una fornace che ha bisogno di 300, se non sbaglio. Adesso controlliamo. No, beh, adesso non ho bisogno di niente perché non sto cuocendo, però se arriva dalla farina, a un certo punto vedremo che richiede tipo 300, ma comunque una cosa abbastanza bassa. Allora io mi sono detto, adesso chiedo anche il vostro parere, io mi sono detto conviene modificare il file di configurazione del supply converter e farlo funzionare con 3000 di energia. Così 3000 di energia li converte sempre con la stessa proporzione a 2700, che è il 90% insomma di quanto gli arriva, e questi 90% lo fa arrivare alla fornace, anche perché non utilizzerà mai 2700 unità di energia. E mi sembrava stupido costruire 25 geothermal generator per fare 9000 di energia quando c'è solo una fornace che serve un Kaiser. Allora ho cambiato la switching station per il fatto che converte ora pacchetti di 3000 in 3000. Infatti qua vedete, demand 3000 vuol dire che il supply converter richiede 3000, che li converte in 2700, che arrivano qua alla fornace medium voltage.
da sotto con i cavi medium voltage. Qua ho dovuto mettere il control logic unit come upgrade slots per farlo funzionare con con i tubi, in modo che accettasse input e output. E tra l'altro l'output, qua non c'è bisogno di mettere un filter injector, ma lo butta fuori in automatico se il tubo è messo a destra. E di conseguenza ho messo poi questo tubo che arriva fino a qua, quindi GG. Qua arriverà la farina, come avete visto anche prima, se non avete visto tornate un attimo indietro con il video, arriva la farina che qua viene cotta e spara sul pane. Queste qua sono le due ceste che avevamo sopra, adesso non so se riesce ad aprirmele, comunque dopo passiamo. Qua arriverà la lana e qua arriverà il pane già cotto. Quindi questa farm ora è automaticamente funzionante ed è chunkloadata perché appunto abbiamo messo la world anchor sopra. E di conseguenza qua siamo a posto, dovremmo essere a posto per ipoteticamente sempre. A meno che non ci sia poi un bug con l'accumulo di semi. E quello sarà solo da vedere poi in seguito. Infatti qua come potete vedere ha già convertito un po' di pane, qua c'era anche tutto il cotone e la farina che avevamo accumulato nel passato, eh. Non credete che in poco tempo hanno creato così tanta roba, perché funziona bene, sì, ma non è così produttiva, così tanto produttiva, ma da una parte anche per fortuna, perché non abbiamo bisogno di tutto quel materiale. Qua ho suddiviso in modo un po' diverso, in modo che vengano divisi i cactus e le canne da zucchero e non ci sia bisogno di una cesta che sorti automaticamente il tutto. Ah, tra l'altro, il control logic unit che non so se sia della Technic, però. Ecco, questo qua, sì, no, deve essere della Technic. È fatto così, fine gold wire che viene fatto come i copper wire, due copper ingot, il chromium ingot e il silicon wafer che appunto è sand e coal dust. Quindi niente di particolarmente complesso. Più che altro sono stati complessi la fornace, medium voltage e supply converter, switching station, i fari 10, geothermal generator. E capire come far funzionare il tutto. Però, boh. Prossimi progetti saranno assolutamente la farm automatica di alberi, per cui però ancora sto capendo un attimo come far funzionare, perché l'ipotesi più plausibile per ora è quella di mettere dei node breaker per 5, perché l'altezza massima dovrebbe essere 5, 1, 2, 3, 4, 5, infatti, e boh, sotto un dispenser che mette dei sapling boh, bisognerà fare tutto un giro particolare in cui qua mettiamo magari delle chest grandi per le foglie magari vengono convertite automaticamente in plastica e la plastica cotta. Si potrebbe fare, ma ci vorrà un po' di tempo. Ora, visto che noi stiamo terminando abbastanza le risorse, soprattutto di mese, sto pensando di fare una sorta di caverne di miniere più che altro per vedere un attimo come organizzarci, perché qua c'era la miniera vecchia, solo che sta iniziando a diventare un pochettino decrepita e un pochettino strausurata. Quindi avevo una mezza idea di creare un altro sistema di caverne a più livelli, a livelli sfalsati. Per questo vorrei fare tre pad, che non mi ricordo più come si chiamano, questi qua, transporter pad. Ah, Kaiser, c'è il mese. Il mese block, non so se abbiamo abbastanza mese. Cribbio, 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 cribbio. 3 mese block. Non so se abbiamo così tanto mese. 9, 18, 27. E infatti, non abbiamo così tanto mese. Porca di una miseria. Niente. Eh no. Eh no. Questo è un po' grave, ma io sto notando una cosa che secondo me è davvero non terrificante, di più. Cioè il fatto che qui, per qualsiasi cosa, c'è bisogno di quel maledettissimo mese. Cioè, oh, vogliamo fare i node breaker? Serve il mese.
Vogliamo fare un pad, serve il mese. Vogliamo fare il filter, serve il mese. I tubi, serve il mese. La fornace, serve il mese. No, forse la fornace no. Beh, ma cioè, praticamente serve il mese dappertutto. Il ferro non frega più niente, nessuno. Il Mithril, beh, per fortuna che il Mithril non ne viene chiesto niente. Ma i diamanti, dove sono stati dimenticati i diamanti? Porca di una miseria. Siamo pieni di tanti di quei diamanti. E invece chiedono sempre mese. Mese, 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 mese. Su cosa è impostato questo? Aspetta. Al sul mese, esatto. Potrebbe esserci comodo anche perché dobbiamo cercare troppo mese. Cioè, nel senso, siamo poveri come non so che cosa. Qua c'è? No. Poi questo si scarica un sacco in fretta. Là si scende giù poi per la cittadella. Qua invece c'era, se non sbaglio, oddio, un sacco di lava. Vediamo se non c'è. Però allora io farei una specie di tunnel qua e io continuo avanti fin tanto che non vedo del mese a lato. Allora, 1, 2, 3 qua. Niente, 1, 2, 3 qua. Niente. 1, 2, 3. Case? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quindi proviamo qua. Niente. Qua. Nulla. Qua. Ma è da questo lato? Niente. Sì! C'è del mese in questa zona. Allora, noi abbiamo fatto la U del Mithril. Perfetto. C'è. C'è del mese di qua. Oddio, una caverna. Ci mancava solo questo. Ma dov'è che è sto mese? Porca d'una miseria. È in questa direzione almeno. È di qua, è di qua. Ma dimmelo se è di qua. Dimmi tutto. Mon amour, dimmi tutto. Dovrebbe essere di qua. Quello fa un sacco in lunghezza, quindi no. Allora. Yeah. Eccolo. Beh, due pezzetti, che roba. No, no, c'è un altro dietro, l'ho visto. Tre pezzetti, dannazione. Vabbè, proviamo a esplorare questa caverna, ma magari riusciamo a trovare qualche cosa. Sì, giù sotto nella cittadella ci sono abbastanza minerali, è anche ora da raccogliere, però vedete, diamanti. E uno prende i diamanti, vabbè. Però, una miseria, cioè. Questo cos'è? Tin. Ma la prendo la tin, perché non è che abbiamo chissà cosa, chissà quanta tin. Un po' di ferro, non fa mai male. Questo è tin, sempre. Va bene, tin, sempre, credo. Proviamo a scendere giù di qua, a vedere che Kaiser c'è. Dell'oro, mi è sembrato di vedere dell'oro, sì. Buono, l'oro non ne abbiamo tantissimo, quindi va bene. Dell'oro, altro oro. Era un sacco che non facevo un episodio in miniera, eh. In effetti, altro oro, sì, gimme more oro. Oro, oro, oro.
Oro, quanto oro ti darei, oro, 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 per averti così. Pace all'anima di Mango, che ci ha allietati con tutte queste belle canzoni. E poi ballano solo di Pino Daniele. Ma c'è... Boh, io questo non lo capisco. Non lo capisco. Non capisco. Cos'è questo? Sarà sempre Tin, volete vedere? No, Chromium. Chromium serve, sì. Chromium serve. Tra l'altro, come cavolo fa uno a capire quando è Chromium e quando è Tin? A me sembrano uguali. Ehi? Ah no, che stupido. Chromium. Perfetto. Altro ferro, che vabbè, non è che ci serva chissà quanto. Ferro. Sì, un po' il ferro serve, però lo si trova poi sempre alla fine il ferro, quindi uno poi dice, vabbè. No, quello non è è copper questo. Sì. Ma sì, un po' di copper ci sta bene, anche se ne abbiamo un sacco di copper. Un po' non fa mai male. Questo è Chromium. Sì, ho indovinato. Però a me sembra che abbiano tipo la stessa identica forma. Non riesco proprio a distinguerli. Sarò stupido io. Però lo sono in modo molto credibile. O no? No, eh. Ce n'è ancora di qua di... No, non c'è più mese. E quindi nulla. Continuiamo di qua a questo punto. Questo è tin invece. Zinco. Zinco lo prendiamo. A parte che mi sembra che non serva praticamente a nulla lo zinco, però non si sa mai. Noi prendiamo che... Non si sa mai. Mese assente. Mese assente. Assente. Sì, c'è. Oh, uno, due, tre. Eccolo. Prendiamo anche un po' di copper, già che ci siamo. Questo cos'è? Chromium, sì. Prendiamo altro mese. Un po' di carbone non fa mai male. Ora, assente. Perfetto, quindi ne diamo uno, due, tre. Questo è Chromium, tin. Come faccio a distinguere la tin dal chromium? Ancora non l'ho capito. Prima di qua. Assente. C'è. Allora, facciamo così che facciamo prima. Uno, due, tre. Eccolo! Ce n'è ancora? Forse no. Infatti, beh, noi continuiamo. Perfetto, e mo vediamo di qua. Niente. Di qua c'è. Niente. Ma l'abbiamo già passato? No. Si scarica anche in fretta sta ambaradà. Troppo in fretta per i miei gusti. Oh! E questo è Chromium. Prendiamo anche il Chromium che serve abbastanza. Dell'oro. Bueno. Eravamo qua. Sì, me la sono gufata in bene sto giro, eh. Sto giro diventiamo ricchi. Oro. Ma anche, infatti, anche l'oro. Cioè, è un materiale così prezioso, non lo usano per un fico di secco di niente. Cioè, a me tenta tantissimo di cambiare le recipe. Cioè, c'è troppa roba con il mese. E di mese non ce n'è così tanto come dicono. Ok.
Mentre oro non ne usano così tanto. Capisco che il mese è relativamente comune. Cioè, no, beh. Diamoci calmi. Non relativamente comune nel senso che lo trovi facilmente, però dico, non è tipo l'argento. L'argento è molto più difficile da trovare rispetto al mese. Adesso c'ho già tutto l'inventario pieno qua. Per quanto? 12 pezzi di mese, ma... Se uno deve fare delle farm massive, è proprio buonanotte al secchio. Sì, uno potrebbe usare i... perché sto scavando di qua? Perché sono stupido. Infatti. Dico, uno potrebbe fare il query. Ok. Ma il fatto è che per alimentare quella roba là e per alimentarla sottoterra ci va una sfizza enorme di geothermal generator che appena finisce il query devi poi dopo spostare di nuovo tutto. Cioè, io credo che lo farò una cosa del genere, però cioè non è molto utile, molto economica, molto sfruttabile, diciamo, perché alla fin fine la zona in cui è più utile una roba del genere è sottoterra, ma tanto sottoterra, dove non puoi farci. Tra l'altro il query credo che sia high voltage. Infatti, i geothermal non c'è neanche un modo per convertire in high voltage. Cioè, non c'è un power supply, c'è un force field metering, un battery box, c'è il fuel fired. C'è il reattore nucleare, però non voglio fare il reattore nucleare, anche perché è complesso come non so che cosa, da quanto sto registrando. 22 minuti, io quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Io volevo fare delle miniere a livelli sfalsati, ma non avevamo mese. Mese, ragazzi, c'è così poco mese. Vabbè. Niente, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Tra l'altro, se avete qualche idea di qualche recipe che magari si potrebbe cambiare con i diamanti, ditemelo perché il mese davvero, cioè, ci sta facendo diventare matti. Dobbiamo sempre andare a cercare mese. Vabbè, non è che ho fatto poi così tanto. Forse sto esagerando, eh. Vabbè, dai, lasciate un pollicione in su. E iscrivetevi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Mind Testita o di qualsiasi altro video vogliate guardare. Ciao a tutti!